Gloria a Gesù. Seconda Epistola ai Tessalonicesi, dal capitolo 2, versetto 13, leggiamo: ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. A questo egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Vangelo, affinché otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Eletti a salvezza. È bella, molto bella e soprattutto importante per noi credenti questa verità. Siamo stati eletti a salvezza. La Chiesa è stata eletta da Dio, prima ancora della fondazione del mondo, perché noi siamo stati chiamati alla salvezza dall'Evangelo. Infatti dice il versetto 14: a questo egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Evangelo. Non avremmo potuto rispondere alla chiamata di Dio se non ci fosse stato annunciato l'Evangelo. L'Evangelo è arrivato perché è stato predicato, lo abbiamo accolto, come dice Gesù, in un cuore buono e onesto, e l'Evangelo, che è vivente, ha operato e ha prodotto vita nel nostro cuore, vita abbondante, vita esuberante. L'Evangelo è indispensabile perché l'uomo possa conoscere Gesù, perché Dio ha stabilito di rivelare il suo figliuolo e il piano di salvezza in Gesù attraverso l'Evangelo, la buona notizia, la buona novella. Ecco perché noi vogliamo annunciare l'Evangelo ad ogni creatura, affinché chiunque avrà creduto possa essere salvato. Dobbiamo andare in tutto il mondo e predicare l'Evangelo a tutti quanti, perché è volontà di Dio che tutti gli uomini siano salvati, perché Egli ha eletto la Chiesa a salvezza, a vita eterna. A ottenere, dice ancora qui il testo, la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. A ottenere la gloria. Vi ricordate cosa dice l'Apostolo Paolo? Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Il peccato ha deturpato l'uomo. La vita dell'uomo, i sentimenti dell'uomo, le azioni dell'uomo, il comportamento dell'uomo. E quindi l'uomo è privo della gloria di Dio a motivo del peccato. Ma quando il peccatore è raggiunto dalla grazia di Dio in Cristo Gesù, perché ascolta e riceve l'Evangelo, allora egli ottiene la gloria del Signore Gesù Cristo. Signore, grazie, perché tu hai manifestato la tua gloria nella nostra vita. Il Signore ha operato in maniera gloriosa per noi, fratelli e sorelle. Chi poteva fare quello che noi abbiamo realizzato di glorioso, di straordinario, di meraviglioso, se non Cristo Gesù, il quale ha operato in maniera gloriosa per la sua grazia. E quindi eletti a salvezza.
come siamo eletti a salvezza. Qui l'Apostolo mette in evidenza tre opere che il Signore ha compiuto per farci realizzare la salvezza. Innanzitutto la santificazione, eletti a salvezza mediante la santificazione dello Spirito. Eletti a salvezza non per le nostre buone azioni, per le nostre buone opere, ma per la santificazione operata dallo Spirito di Dio. Che cos'è la santificazione? Molti pensano che la santificazione sia l'osservanza di determinate regole, il fare determinate cose, l'essere in un determinato modo per annullare se stessi, i propri desideri e il proprio entusiasmo. Non è questa la santificazione. Non è la mortificazione, perché sapete, il cristianesimo non consiste in rinunce, il cristianesimo non consiste nel fare determinate cose, ma il cristianesimo consiste nel far vivere Cristo Gesù nella propria vita, in modo da poter dire, come afferma l'Apostolo Paolo, che aveva ricevuto Gesù, e Gesù era e agiva in lui e operava la santificazione: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. La santificazione è, in altre parole, la manifestazione nella pratica della nuova vita in Cristo Gesù il Signore. La manifestazione del carattere di Cristo per la grazia nella vita del credente. È la separazione, l'allontanamento dal male e dal peccato. La Bibbia, quando parla di santificazione, presenta tre tipi di santificazione che poi non sono altro che i tre momenti dell'opera di santificazione, di separazione. La Bibbia parla della santificazione che in gergo tecnico viene chiamata santificazione istantanea. Che cos'è? È quell'opera che il Signore compie nella vita del credente, del peccatore che si ravvede, trasformandolo e separandolo immediatamente da quella condizione di peccato, da quella condizione di morte spirituale nella quale viveva fino a quel momento, quando era lontano da Dio. È un'opera di separazione immediata. Poi c'è un'altra santificazione, chiamata sempre in gergo santificazione progressiva. È quell'opera che il Signore compie nella vita di chi ha creduto, separandolo sempre di più dal male, dal peccato, da ciò che dispiace al Signore, ed è un processo che dura per tutta la vita del credente. E ha un altro aspetto che si chiama consacrazione. Mentre il credente si separa dal male, dal peccato, dal mondo, si avvicina al Signore, si consacra al Signore. E poi c'è una terza santificazione chiamata santificazione assoluta, ed è quella condizione eterna di separazione definitiva da ogni forma di male ed il peccato, la perfezione raggiunta in cielo, nella gloria eterna, con un corpo glorificato. L'opera di santificazione, fratelli e sorelle. Sapete, è importante parlare di santificazione, perché la Bibbia dice qualcosa di estremamente importante: senza la santificazione nessuno vedrà Dio. È importante la santificazione. Chi è che opera in noi la santificazione? Attenzione, fratelli e sorelle, non siamo noi che agiamo, facciamo, rinunciamo, ci sforziamo, cambiamo. Non siamo noi.
Qualcuno ha detto: il nostro io non si vince con l'io, ma il nostro io si vince con Dio. È Dio che opera in noi. È Dio che opera in noi, dice la Scrittura, compiendo l'agire e il volere nella nostra vita. Noi dobbiamo credere, dobbiamo arrenderci, dobbiamo ricevere la parola, dobbiamo lasciare agire lo Spirito Santo. E stando a quello che ci insegna il Nuovo Testamento, tre sono gli elementi che operano la santificazione nella nostra vita. Primo elemento lo presenta lo scrittore agli Ebrei: il sangue di Cristo Gesù il Signore. Il sangue di Gesù ci santifica. Siamo stati santificati mediante il sangue di Cristo Gesù il Signore. Fratelli, sorelle, c'è purificazione, c'è potenza, c'è liberazione nel sangue di Gesù. Alleluia. Dio sia lodato per il sacrificio di Cristo Gesù il Signore. Lasciamo che il sangue di Cristo cosparga sempre la nostra vita. Vogliamo dire anche questa sera, fratelli, sorelle, Signore, lavaci con il tuo sangue. Purifica l'anima nostra col sangue di Gesù, l'agnello di Dio, perché non ci può essere remissione di peccati senza spargimento di sangue. E Dio sia lodato per il sangue di Cristo Gesù il Signore. Noi siamo santificati mediante l'opera del sangue di Cristo Gesù. Siamo santificati mediante l'opera potente della parola di Dio. Gesù ha pregato il Padre per noi e ha detto: Padre, santificali nella verità. La tua parola è verità. Quando noi riceviamo la parola, quando noi riteniamo la parola, quando noi lasciamo agire e operare la parola di Dio nel nostro cuore, la parola di Dio ci santifica, la parola di Dio ci separa dal male. Infatti il salmista Esdra, molto probabilmente, nello scrivere il Salmo 119, scrive: io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. A volte capita a tutti noi, fratelli e sorelle, che c'è qualcosa che ancora facciamo, che ancora siamo, che vorremmo non fare, che vorremmo non essere in un certo modo. E allora ci uniamo all'Apostolo Paolo e diciamo: il male che non vorrei fare, quello faccio. Quello che vorrei fare, il bene, quello non faccio. E allora non sappiamo come fare. E poi ci scoraggiamo, perché non riusciamo magari a vincere una debolezza. Non riusciamo a lasciare un difetto. Non riusciamo a sopprimere qualcosa che non va nella nostra vita. Come se dovessimo lottare con le nostre forze. Come se dovessimo vincere con le nostre capacità. Fratelli e sorelle, noi non riusciremo mai a vincere ciò che non va nella nostra vita con le nostre forze. Lasciamo che sia il Signore a vincere, perché Gesù ha già vinto per noi. Qualcuno dirà: cosa devo fare allora? Ricevi la parola, lascia agire la parola, lascia che la parola operi, perché la parola di Dio è più affilata di una spada a doppio taglio e penetra in profondità e agisce e opera in maniera straordinaria e gloriosa. Ricevi la parola e ricevila in un cuore ben disposto a lasciarla agire e operare, e la parola opererà nella tua vita e ti trasformerà all'immagine di Cristo Gesù il Signore. Questa si chiama santificazione. E poi c'è l'opera preziosa, potente, anche se silenziosa, ma insostituibile, dello Spirito Santo. Avete notato? Lo Spirito Santo agisce sempre, passatemi il termine, in punta di piedi. Perché? Perché Gesù lo ha spiegato. Egli
mi glorificherà. Lo Spirito Santo glorifica Cristo Gesù il Signore, riporta l'attenzione sulla persona e l'opera di Gesù, mette in evidenza Cristo Gesù il Signore. Qualcuno dirà, ma perché il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, unico Dio, mettono in evidenza l'opera del Figlio, l'opera della seconda persona della Trinità, di Gesù? Perché Gesù, che ha pagato per i nostri peccati, e l'attenzione deve essere messa su Gesù, perché Gesù si è sacrificato su di noi. Fratelli, sorelle, se il Padre e lo Spirito Santo mettono in evidenza la persona e l'opera di Gesù, quanto più lo dobbiamo fare noi che siamo stati redenti. Dio ci liberi. Fratelli, è qualcosa di importante quello che sto dicendo. Dal togliere a Cristo Gesù anche solo un po' della lode, della gloria, dell'onore e dell'adorazione che gli spettano. Fratelli, sorelle, la nostra lode, adorazione, rispetto, attenzione deve essere sempre su Gesù e mai su qualcun altro. Non su un uomo, non su un'impresa umana, non su qualcosa che non sia Gesù. Solo Gesù, alleluia, eletti a salvezza, mediante la santificazione, e poi dice qui il testo, mediante la fede. La fede, perché chi si accosta a Dio deve credere, la fede nella persona di Gesù, la fede nell'opera di Gesù. Qualcuno potrebbe dire, beh, allora, per essere eletti a salvezza è indispensabile la fede, ed è vero, perché noi siamo salvati per grazia mediante la fede. Poi vi ricordate cosa dice l'Apostolo Paolo? E ciò cosa? Ciò grazia, ciò fede. Non viene da voi, ma è il dono di Dio. La grazia, la fede. Per essere salvati non è qualcosa di nostro, che noi abbiamo e perciò siamo salvati, che altri non hanno, perciò non sono salvati. La fede e la grazia sono doni di Dio. Cioè, allora come faccio ad avere fede? E allora risolviamo la cosa alla maniera umana. Mi serve la fede per essere salvato? Senza la fede non posso essere salvato? Vado a Dio, gli chiedo fede e il Signore mi dà fede. Allora qualcuno viene, Signore, dammi fede. Oppure, Signore, aumentami la fede. In modo che io, anziché avere un chilo di fede, ne possa avere 5 chili. Anziché avere 1 metro di fede, ne possa avere 10. Anziché avere 5 litri di fede, ne possa avere... Come si misura la fede? Aumentami la fede. È troppo facile, fratelli. È troppo semplicistico. La fede, lo sapete, da dove viene? Dall'udire la parola di Cristo. La fede viene dall'udire. Vuoi fede? Vuoi avere quella fede per realizzare la salvezza? Vuoi avere quella fede per vivere la salvezza? Perché il giusto vivrà per fede? Vai alla parola, leggi la parola, medita la parola, studia la parola, dilettati nella parola. Fratelli, sorelle, credo che una cosa delle tante che ci accomuna dal momento che abbiamo accettato Gesù, che abbiamo iniziato a leggere la parola di Dio da quel giorno e non ci siamo mai stancati di leggerla, perché da quando il Signore ci ha salvato ha messo amore per la parola di Dio. Il credente ama la parola, il credente si diletta nel leggerla, la parola. Fratelli, sorelle, faccio una domanda a me e a voi. Trascorriamo più tempo con il nostro telefonino in mano a navigare, con il nostro computer davanti a navigare, o trascorriamo più tempo a dilettarci
nella parola di Dio? Chiediamocelo. Molti dicono: io non ho tempo per leggere, e poi passano delle ore a fare altro. Piuttosto che buttarci nella rete di questo mondo virtuale, immergiamoci nella parola. Fratelli, sorelle, forse è necessario, per ritornare alla parola intendo che non la dobbiamo leggere in maniera frettolosa, dobbiamo, dice il libro dei Proverbi, se ti dai a scavarla e a cercarla come l'oro, tu troverai la saggezza. Se questo libro, disse il Signore a Giosuè, della legge, tu lo mediterai giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica ciò che vi è scritto, allora tu prospererai, allora tu riuscirai in tutte le tue imprese. A volte ci domandiamo: ma perché la mia vita spirituale non prospera? Perché la mia vita spirituale non è rigogliosa, non è verdeggiante? Come il Salmo 1 dice: beato l'uomo che, il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e su quella legge medita giorno e notte. Può mai un albero essere verdeggiante se non c'è linfa, se non affonda le radici per andare a cercare il nutrimento? O affondiamo le nostre radici nella parola di Dio, fratelli e sorelle? Leggiamo la parola di Dio, dilettiamoci in essa. Ricordiamoci un principio spirituale molto importante: il peccato ci tiene lontano dalla parola, la parola ci tiene lontano dal peccato. Scegliamo, dilettiamoci nella parola, e qualche volta in più, non lo so, ma parlo liberamente, spegniamo il nostro smartphone, spegniamo il nostro computer, spegniamo la nostra televisione. Non che sia sbagliato usare questi mezzi, no. Ma se io devo sostituire la lettura, lo studio della parola di Dio a fare altro, poi non mi devo chiedere perché la mia vita spirituale non va, non funziona, non sono felice. La benedizione di Dio la troviamo sempre quando ci dilettiamo nella parola di Dio. Benedetta parola di Dio. La fede nella persona e nell'opera di Gesù. Fede nella persona, nell'opera di Gesù. Dobbiamo avere fede. Abbiate fede in Dio, dice Gesù, e abbiate fede anche in me. Fede in Gesù. La fede che viene dall'udire, l'udire la parola di Dio. La fede per realizzare e vivere la salvezza. E infine la verità. Che cos'è verità? Ci chiediamo, e si chiedono tanti oggi, rifacendosi alla domanda di Pilato. Che cos'è verità? Disse Pilato a Gesù, chiese Pilato a Gesù. La parola è la verità. Santificali nella verità, la tua parola è verità. Io, dice Gesù, sono la via, la verità e la vita. La verità è la parola di Dio, la persona di Gesù. Gesù è la parola fatta carne, che ha abitato in mezzo a noi, piena di grazia e verità, piena di grazia e verità. Fratelli e sorelle, altrimenti saremo trascinati dall'errore. Anche un errore insignificante potrebbe costarci caro. Ci sono persone che sono convinte di essere nel giusto, nel vero, ma non lo sono perché non camminano secondo la parola di Dio. Ciò che la parola di Dio ci dice, quello è giusto, quello è vero, quello è buono.
Ecco perché l'apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: non oltre ciò che è scritto. E secoli prima era stato scritto: non spostare il termine antico che fu messo dai tuoi padri. Signore, aiutaci a camminare nella verità della tua parola. Concludo. Gesù dice: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Liberi perché liberati dal peccato, quelle catene vengono spezzate, quei legami vengono sciolti per essere letti a salvezza e avere comunione con Dio. È l'opera di salvezza di Dio, perché siamo, cari, stati eletti a salvezza. Che onore sapere che siamo salvati. Siamo stati eletti a salvezza, mediante la santificazione, mediante la fede, mediante la verità. E allora, dice la prima parte del passo che abbiamo letto, e allora ringraziamo sempre Dio.